Siamo a Fillmore oggi, questo è lo spazio che è a Corte Maggiore Cremona, con il FIBA, Piero Pelù, Ghigo, Aiazzi, Maroccolo e Luca alla batteria. Spazio veramente vintage, ce lo facciamo raccontare da Joe Campana, sentite che roba. Diciamo che questo è un posto un po' old style in tutti i sensi, sia dal punto di vista architetturale che dal punto di vista delle tecnologie. Già prima mi dicevi per i cambiacolori, spiegami dai, com'è che funzionavano un tempo queste cose? Funzionano, spero che funzioni così anche stasera, di la verità. Che ci sono due rulli con quattro motorini, due superiori e due inferiori, sul quale viene avvolta un numero di gelatine che viene richiesta al light designer. Io mi ricordo i tempi della preistoria in cui in magazzino facevamo con queste dime, mettevamo insieme con il nastro adesivo particolare che doveva resistere alle alte temperature. Sì, certo. E però succedeva molto spesso che si ingrippava tutto, rimaneva lì incartato a metà, un disastro. Qua sembra che addirittura vada. Delle volte in cui li montavamo all'esterno aveva il reflo di vento che faceva uscire tutto il rullo, allora bellissimo. Lì lo stratagemma di mettere due fili di ferro incrociati, due fili di nylon davanti per impedire questo inconveniente. Però diciamo che ogni tanto fa piacere rincontrare queste cose di una volta su un altro, perché ti fa ricordare dei tempi andati. Che non è detto che si stava peggio. Beh, è vero. Non è mai detto. Joe, insomma, facciamo un in bocca al lupo per stasera con questa tecnologia vintage. Sarà un grande show, ragazzi. Basta essere convinti, sicuramente sarà un grande show stasera. Grazie, Joe.